Ormai lo sapete, tra me e la Nixie c'è un rapporto d'affetto che va avanti davvero da tanto tempo. Fin da quando ho comprato il mio primo paio di Joy-Con. Quindi quando per il loro anniversario mi hanno proposto di provare il loro nuovo controller, ho dovuto dire di sì con il cuore. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Come vi ho appena detto, la Nixie mi ha inviato questo loro nuovo controller, la versione Pro Controller del Nixie Wizard. Esatto, se questa versione la possiamo staccare e metterla sulla nostra Nintendo Switch, questa nuova versione è un controller unico. E dato che ormai avevo scelto tutti i colori disponibili per la Nixie, a parte l'argento, che era disponibile per questo Wizard, ma per questo c'era solo il colore originale nero arancione, e allora ho deciso di prendere un colore che solitamente non avrei scelto, ma che comunque ha il suo fascino retro. Ma oltre a questo, nella scatola mi hanno inviato anche qualcos'altro. Allora, la prima cosa che mi hanno inviato sicuramente mi fa felice, è un set di adesivi, e sapete che io con gli adesivi impazzisco. Ma questa è una sacca marchiata Nixie, ed è anche di qualità, molto apprezzata. Ma passiamo alle cose importanti. Apriamo la nostra scatola e vediamo che cosa troviamo all'interno. Ovviamente in celofanato troviamo il nostro Nixie Warrior Pro Controller, dello stesso esatto colore della GameCube Limited Edition. Davvero un tocco particolare questo. Ovviamente questi due controller sono della stessa famiglia, ma sono diversi fra di loro. Partendo dalle cose ovvie, questo è un Pro Controller, questi sono due Joy-Con. I tasti sul retro di questo sono sui due Joy-Con, mentre qui abbiamo la barra customizzabile. Nella confezione troviamo sempre il nostro libretto per le istruzioni, davvero molto utile soprattutto per la configurazione, e non possono certo mancare i componenti extra. Qui abbiamo un USB-C davvero di qualità, tra l'altro. Anzi, sono due, uno estremamente corto e uno estremamente lungo. Poi abbiamo i pezzi di ricambio per l'analogico, che come per l'altro basta svitare la parte superiore per poter poi sostituirla. Per esempio, l'analogico così piccolo a me non fa impazzire. Sostituiamolo con quello più grande, ma gli lasciamo la testina ottagonale. Come vedete, ogni pezzo è intercambiabile. Inseriamo l'analogico, inseriamo la testina e la riavvitiamo al suo posto. Ecco fatto, analogico sostituito. Ma la cosa particolare davvero sono questi, i direzionali. È davvero strano come pad. Mentre per la parte sul retro, se non volessimo i tasti, possiamo mettere anche questa copertura. Togliamo quella sul retro e gli mettiamo quella senza tasti. Davvero semplicissimo sostituirla, ma onestamente non ne vedo il motivo. È molto più pratico avere due tasti in più. Ecco fatto, ma la novità più importante la troviamo in fondo a questa scatola. Questo è un adattatore Bluetooth che possiamo inserire nel GameCube e anche nella Nintendo Wii. Sopra troviamo l'entrata USB-C per ricaricarlo e anche per collegarli in modo più semplice. Questo per esempio è un'aggiunta davvero davvero fighissima. Peccato non avere qui il GameCube a portata di mano, se no sarebbe stato davvero bellissimo provare. Oh, ma guarda chi è che ha un GameCube a portata di mano. Peccato che non abbia modo di collegarla adesso, ma posso farvi vedere almeno questo. Come vedete, si inserisce all'interno del GameCube e anche della Nintendo Wii, come dicevamo. E una volta caricati entrambi, si può usare anche sul GameCube originale. Davvero un tocco di classe, Nixie. Tra l'altro, ho appena notato questa cosa. Come vedete, questa parte qui è curva esattamente perché questa parte qui è curva. Cioè, anche l'attenzione ai dettagli, signori. Come ormai ho già ripetuto più di una volta, con la Nixie mi sto trovando davvero benissimo. Sarà per i trigger estremamente reattivi, per i tasti meccanici, per gli analogici davvero sensibili, o anche solo per la scelta di colori, ma davvero con la Nixie mi sto trovando benissimo e sono contento che mi abbiano contattato per questa collaborazione. Qui sotto nella descrizione trovate il mio link per poter trovare anche questo prodotto. E credetemi, ne vale davvero la pena, che sia per la Nintendo Switch o per il retro gaming. Qualcuno di voi usa ancora il GameCube originale? Siete interessati a questo controller? Fatemelo pure sapere qua sotto nei commenti. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo unboxing. Ciao a tutti!